Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rossonera, ben ritrovati, buon giovedì 17 settembre a tutti, alle ore 8 italiane in esclusiva su DAZN ci sarà la partita, la delicata trasferta in Irlanda tra Shamrock Rovers e Milan. Un Milan che dovrà scendere in campo fin da subito, concentrato, un Milan che dovrà prepararsi a una sfida difficile poiché lo Shamrock ha già giocato 10 partite ufficiali. È già in buone condizioni fisiche e quindi Mian dovrà partire col piede giusto, con la giusta intensità, la giusta determinazione, la giusta voglia di fare bene. Ma sono sicuro che il Milan tornerà a giocare con lo stesso ritmo, con la stessa mentalità del post-lockdown. Ne sono assolutamente sicuro. Incominciamo ad annunciare quelle che sono le due probabili formazioni di stasera. Partiamo dal nostro Milan, partiamo con Donnarumma in porta, con Calabria terzino destro, Kjær e Gabbia scelte obbligate per quanto riguarda il reparto difensivo centrale, Theo Hernandez a sinistra, Kessié e Bennacer davanti alla difesa, tre trequartisti che sono Castillejo, Calhanoglu, Salamakers e Ibrahimovic prima punta. Questa è la formazione molto probabile, ormai possiamo darla quasi per scontata, a meno di clamorose svolte poche ore prima della partita, e quindi sarà questa la formazione che verrà scelta dal mister Stefano Pioli. Shamrock Rovers che invece gioca con un 3-4-3, un modulo molto particolare, diffuso nel campionato irlandese e anche in Italia uno dei maestri in questo ruolo è Gian Piero Gasperini. Lo Shamrock Rovers che scende in campo con Magnus in porta, con Grace, Lopez e O'Brien come difensori, Finn largo a destra con O'Neill, McNeith e Lafferty che completano il reparto di centrocampo e davanti il tridente è composto da Burke, Green e Bain con l'allenatore Bradley. Quindi il Milan affronterà questa squadra, una squadra che può diciamo insediare il Milan, ma noi tutti chiaramente ci auguriamo che il Milan possa fin da subito imporsi nel gioco e in tutte le dinamiche della gara. Il Milan può e deve sfruttare queste partite che a molti possono sembrare alquanto insignificanti, ma può rappresentare l'Europa League e queste delicate sfide una grande opportunità sia per la società, ma soprattutto per il gruppo rossonero di crescere. Chiaramente la partita di oggi non va sottovalutata, ma le partite, queste delicate sfide, queste trasferte possono aiutare il gruppo, un gruppo giovane, abbiamo sempre ribadito che il gruppo rossonero è uno dei gruppi più giovani in giro per l'Europa, però a crescere l'esperienza della squadra, cementare il gruppo in una stagione che quest'anno sarà molto compressa, una stagione dura sia per il Covid, ma per tutti gli impegni ravvicinati, e poi il Milan avrà anche quest'anno molte partite in più perché dovrà disputare, ce l'auguriamo, tante partite di Europa League. E soprattutto per la società, l'Europa League viene conquistare l'Europa, cercare di imporsi in Europa League è sicuramente un fattore di prestigio, un fattore importante, ma soprattutto rappresenta anche un aspetto economico di introiti molto, molto importante. Quindi il Milan, per risalire la china in Europa, per far sì che in Europa si senta e si veda il ritorno del Milan in pianta stabile in Champions League, ecco, questa esperienza va fatta in Europa League. Quindi la risalita dell'Europa, mi è piaciuto molto il titolo di Repubblica, la risalita in Europa inizia appunto con lo scalino irlandese e sono pienamente d'accordo con tutto questo. Partiamo da un altro argomento, parliamo di calciomercato, diamo le ultime informazioni. Come sapete, Paquetá non è stato convocato per la partita di oggi tra Shamrock e Milan e molto probabilmente Paquetá sarà in uscita, andrà molto probabilmente a Lione, Lione che sta aspettando di monetizzare la cessione di due giocatori della sua rosa, tra cui Aouar e Depay. E dopo, solamente dopo queste due cessioni, il Lione andrà a fare un'offensiva, un'offerta concreta, mi dicono in prestito con diritto di riscatto per Lucas Paquetá, che il Milan valuta 23 milioni di euro per evitare minusvalenza. Quando il Milan incasserà questa cessione,
quei soldi di questa cessione e quando incasserà anche la cessione di Krunic, che mi dicono dopo la partita di oggi verrà ceduto al Friburgo 6 più 2, quindi 8 milioni complessivi, il Milan farà un'offensiva per Milenkovic e per Bakayoko. Per Bakayoko siamo molto vicini, questa volta sembra realmente viva la pista e potrebbe arrivare fortemente e velocemente Bakayoko. Ci saranno novità tra oggi e la prima partita di campionato, ci saranno delle forti novità in questo senso, ma poi si sa che il numero uno, l'obiettivo concreto, reale, tangibile che il Milan ha in questo momento è Nicola Milenkovic, difensore della Fiorentina. Fiorentina che potrebbe dare l'ok alla cessione del calciatore qualora dovesse raggiungere lei stessa l'accordo con Federico Fazio, giocatore in uscita, difensore argentino della Roma. Quindi capitolo, questi qua sono gli obiettivi, sono Milenkovic, Bakayoko, parte proprio Paquetà, parte Krunic e interessa molto in Brasile anche Leo Duarte. Su di lui abbiamo verificato l'interesse concreto da parte di San Paolo e Gremio. Ve lo diamo per sicuro perché nei giorni scorsi è stato Serginho e il suo procuratore Lucci sono stati a casa Milan e hanno parlato con la dirigenza. Dirigenza che darà l'ok solamente quando dovesse arrivare a Nicola Milenkovic. Una volta che verrà acquistato Nicola Milenkovic, allora il Milan valuterà con più attenzione il futuro di Leo Duarte, anche se il Milan, secondo quanto ci risulta, vorrebbe cedere il calciatore in prestito in Italia per fargli fare esperienza, soprattutto in virtù che il Milan non ha potuto valutarlo concretamente Duarte perché l'anno scorso è stato sempre infortunato e il Milan per Duarte ha speso ben 10 milioni di euro, quindi il Milan non può, a meno di un'offerta importante al Brasile, non può cedere il calciatore per una cifra inferiore per evitare minusvalenza a bilancio. Quindi anche questa pista va tenuta sicuramente in considerazione. Quindi questo al momento è tutto. Su Chiesa registriamo un piccolo interessamento alla Juventus, ma secondo noi nella testa della Juventus al momento Federico Chiesa non è un'opportunità, è un'opportunità per il Milan qualora negli ultimi giorni di calciomercato il ragazzo non avesse ancora raggiunto accordi con altre squadre, quindi il presidente commisso potrebbe essere costretto a, per non svalutarlo ulteriormente, visto la vicinanza della scadenza di contratto, a cederlo a cifre ragionevoli. Il Milan quindi in quel momento avrebbe il coltello dalla parte del manico. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace al nostro canale, di iscrivervi e di attivare anche le notifiche. Ciao a tutti e forza Milan, stasera ancora di più per la partita Shamrock Rovers Milan.